Salve a tutti, quest'oggi in questo nuovo tutorial vi voglio mostrare come è possibile realizzare una ruota dentata, un ingranaggio, direttamente in Fusion partendo da zero, quindi senza utilizzare nessuno strumento esterno per la creazione automatica di ingranaggi. Ce ne sono tantissimi disponibili in rete, se cercate ne troverete veramente tanti. E lo faccio per due motivi fondamentali. Uno perché la costruzione dell'ingranaggio è molto divertente e permette di familiarizzare con strumenti di disegno. E poi perché in questo modo noi abbiamo il pieno controllo su quello che è il profilo del fianco di questo, del dentino, insomma, dell'ingranaggio che stiamo costruendo, e quindi abbiamo, come dire, una piena padronanza del risultato finale. Perfetto. Andiamo subito come fare. Piccola parentesi, a latere, quest'oggi ho scoperto che hanno tradotto Fusion. Con l'ultimo aggiornamento, non so se l'avete già fatto, però vedete, è stato tradotto qualsiasi cosa di Fusion. Non sono convinto al 100% che sia un'ottima strategia quella di tradurre anche i nomi dei comandi, perché naturalmente chi è abituato come me a richiamare i comandi magari da tastiera, sapete, col tasto S, vedete, se adesso provo a scrivere il nome di un comando in inglese, tipo mirror, non lo trovo, perché l'hanno tradotto con specchio. È una strategia, insomma, che non condivido, però vabbè, magari per chi si avvicina invece per la prima volta a Fusion è più intuitivo in questo modo. Comunque, bando alle ciance. Come creeremo la nostra ruota dentata? La prima cosa da fare è quella di andare a definire i parametri che definiscono la nostra ruota dentata. Allora, vado a definire i parametri che sicuramente mi serviranno. Allora, il numero di denti, che in genere è indicato con Z, che adesso utilizzo 37, ma può essere 36, insomma, un numero qualsiasi. Mi esorto sempre a scrivere i commenti vicino ai parametri che create. Il modulo della ruota dentata, che sapete, quello che definisce la classe di ruota dentata. Due ruote dentate ingranano solo se hanno lo stesso modulo, quindi è fondamentale questo parametro, ed è un parametro da dare, che adesso metto, ed è dimensionato per 4 mm, per esempio in questo caso. Il modulo viene definito come rapporto tra il diametro della primitiva e il numero di denti. Poi in un altro tutorial spiegherò a che cosa serve la primitiva e come la si può utilizzare. Quindi, se il modulo è definito come rapporto tra primitiva e numero di denti, a sua volta la primitiva sarà data dal prodotto del modulo per il numero di denti. Questo è il diametro primitiva. Poi ci servirà il diametro, come si dice, di addendum, che è definito come il diametro della primitiva più 2 volte il modulo. Diametro di addendum non è altro che il diametro esterno, quindi il diametro massimo della ruota dentata, ci servirà per la costruzione, naturalmente. Poi il diametro di dedendum, che per qualche ragione è letteratura indicata con DF, è definito dal diametro della primitiva meno 2 volte e mezzo il modulo. Non chiedetemi perché, non l'ho deciso io queste cose. Il diametro dedendum. E poi ci servirà sicuramente definire quello che si chiama angolo di pressione. Ecco, senza andare troppo nel dettaglio, l'angolo di pressione, vedete, l'unità di misura ho messo gradi, ovviamente, perché è un angolo. L'angolo di pressione è collegato al modo in cui la forza viene trasmessa da un ingranaggio all'altro, quindi dall'ingranaggio motore a quello che si fa trascinare. Diciamo che è buona norma avere un angolo che sia compreso tra 15 e 20 gradi. Meglio non scendere sotto i 15 gradi, altrimenti potrebbero incastrarsi gli ingranaggi, non andare oltre i 20 gradi, altrimenti si potrebbe rischiare di saltare il dentino, quindi di non ingranare proprio. Diciamo che in Italia uno standard molto adottato è quello di avere un angolo di pressione di 20 gradi. Ad ogni modo, voi potete tranquillamente sceglierne un altro. Adesso che abbiamo definito sia il diametro della primitiva che l'angolo di pressione, possiamo definire quello che si chiama circonferenza di base, il cui diametro si calcola come prodotto del diametro della primitiva per il coseno dell'angolo di pressione. Okay? Questo ci servirà per poter costruire poi quello che sarà il fianco del dente. A sua volta, ci serve anche una lunghezza di riferimento che chiameremo LB, che è data dal raggio della primitiva per il seno dell'angolo di pressione. E adesso io faccio diviso 3, in realtà qui si potrebbe decidere di fare diviso tante volte, dipende da come vogliamo fare la costruzione. Diciamo che con diviso 3 si raggiunge un ottimo risultato, e questo lo chiamo lunghezza di base. Infine, ci serve anche lo spessore della nostra ruota dentata. In genere, questo viene chiamato spalla, indicato con B, e in genere, diciamo, i manuali suggeriscono che debba essere pari a 10 volte il modulo della ruota dentata. Bene.
Perfetto, abbiamo tutti i parametri che ci servono. Come vedete, gli unici parametri che sono liberi sono la z, il numero di denti, il modulo e l'angolo di pressione. Tutti gli altri sono dipendenti da questi. Quindi io ho reso preferiti questi tre che sono modificabili, in modo tale che ce l'ho a portata di mano, vedete, quando voglio modificare la forma della ruota dentata. Il vantaggio di creare una ruota dentata parametrica è proprio questo, che io una volta disegnata posso tranquillamente modificarla semplicemente cambiando quelli che sono i parametri. Andiamo subito a costruirla. Allora, creiamo uno schizzo sul piano XY e una circonferenza come linea di costruzione, centrandola nell'origine, vedete, e dandogli un diametro, partiamo dal diametro di base. Costruiamo un'altra circonferenza con diametro della primitiva e infine l'ultima circonferenza con diametro di addendum, che vi ricordo è una circonferenza esterna. Sposto un attimo queste quote in modo che mi diano meno fastidio. Ok, adesso vado a tracciare il raggio dal centro verso, vedete, l'ultima circonferenza, quindi quella di addendum, e mi traccio un altro raggio. Adesso che cosa faccio? Do un angolo qui a questi due raggi che è pari all'angolo giro diviso il numero di denti, che sarebbe la larghezza in gradi di un dente. Giusto, perché tutti i denti devono coprire 360 gradi, quindi 360 diviso il numero di denti mi darà il singolo dente. La faccio diviso 2 perché voglio andare a disegnare solo mezzo dente. L'altra metà la otterrò per simmetria. Oltre a questi due raggi, mi servirà per la costruzione anche un raggio, intermedio, che sarà la bisettrice di questi due. Per ottenere la bisettrice, un metodo di costruzione che utilizzo, che trovo molto comodo, è quello di sfruttare la simmetria, ovvero gli dico che questo raggio sono simmetrici rispetto a questo, e lui mi mette a meno la bisettrice. Adesso guardate, vado a crearmi il punto che ho appena intercettato, questo qui, sarebbe il punto tra questa bisettrice e il diametro della primitiva. Questo punto apparterrà già alla nostra evolvente. Vi ricordo che l'evolvente è la figura geometrica che traccia il profilo del dente. Come si fa a costruire adesso gli altri punti? Come costruiremo gli altri punti di questa evolvente? Ebbene, utilizzando una spezzata, vedete, senza nessun vincolo, vado a dare il vincolo qui di angolo retto, di coincidenza dell'angolo sulla circonferenza, e intercetto un punto sulla circonferenza di base. Ok? Ricordate, questa circonferenza qui interna è la circonferenza di base. Dopodiché vado a creare degli archi utilizzando il metodo centro-punto e ne creo uno a partire da qua fino a qua. Un secondo fatto sempre così. Vedete che si intuisce il diviso 3 che avete visto nei parametri. Quest'arco qui come se fosse diviso in tre parti uguali, vedete? Più o meno. Dopodiché vado a tracciare un arco solo da questo lato e un altro arco solo da questo lato. Si potrebbe continuare in realtà all'infinito perché l'evolvente naturalmente è una curva infinita, quindi io potrei continuare a tracciare questi archi e andare a costruirmi la mia evolvente, però diciamo che questi qui bastano per le applicazioni più comuni. Adesso che cosa faccio? Devo andare a dimensionare, utilizzando lo strumento questo qui, vuoto a schizzo, dimension in inglese, questi raggi. Il primo avrà il raggio pari proprio ad LB. Il secondo avrà il raggio pari a 2 volte LB, il terzo, manco a dirlo, 3 LB, e il quarto, 4 LB. Vedete? Adesso, per essere sicuri che questi archi finiscano sulla circonferenza di base, guardate, quando l'estremo di un arco è libero vi appare questo pallino, vedete? Come qui. Quindi vuol dire che questi pallini non stanno esattamente sulla circonferenza di base. Farli arrivare, per prolungarli fino alla circonferenza di base, utilizzate lo strumento coincident, coincidente, selezionate il pallino e poi la circonferenza. Vedete, scompare, quindi vuol dire che adesso siamo sicuri che l'arco finisca esattamente coincidente con la circonferenza di base. Vedete, in questo modo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intercettato questo punto, questo no, scusate, sbagliato, questo punto. Vedete questa serie di punti. Adesso che cosa facciamo? A partire da questo punto tracciamo un segmento di lunghezza LB e lo rendiamo tangente alla circonferenza di base.
Ok? Questo è un altro punto che partirà all'evolvente. Proseguiamo. Un altro segmento di lunghezza questa volta 2 e lo rendiamo tangente alla circonferenza di base. Il terzo segmento, vedete, già ce l'abbiamo, che è quello lì dal quale siamo partiti per costruire questi archi di circonferenza. Quindi andiamo oltre. Quindi questo era 1LB, 2LB, questo se lo andate a misurare, misurerà esattamente 3LB, ed ecco il motivo per cui la costruzione nei parametri qui. Quando abbiamo definito questo parametro, c'era il diviso 3. Okay? Dicevo, quindi 1LB, 2LB, 3LB, questo qui sarà naturalmente 4LB, lo mettiamo tangente alla circonferenza di base. 5LB, tangente alla circonferenza di base. 6 per LB. Tangente di base. Va bene? Vedete, adesso riusciamo a scorgere il profilo del nostro dente, il fianco o l'evolvente, come volete chiamarlo. Per poter tracciare adesso l'evolvente, molto semplicemente disattiviamo l'ostruzione, selezioniamo spline e andiamo a collegare i punti che abbiamo appena creato. Eccolo, questo è il profilo del nostro dente o dell'evolvente. Se volete vederlo meglio, potete disattivare le quote, vedete? Si capisce benissimo. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a costruire quello che è, diciamo, il fondo che separa due denti consecutivi. Per farlo ci serve la circonferenza di dedendum, che vi ricordate, vi ho detto, è la circonferenza più interna del profilo del dente. Perfetto, quindi andiamo a costruire come linea di costruzione questa circonferenza che è a diametro di F, vi ricordo. Andiamo a ingrandire un attimo questa zona. Ed ecco, io per costruire questo profilo procedo in questo modo. Faccio una spezzata che mi collega l'inizio di questo arco di evolvente con questo punto, che sarebbe il punto del raggio che sta a destra qui, vedete? E rendo perpendicolare questo segmento a questo raggio, questo segmento a quest'altro raggio. Dopodiché, do un angolo di smusso, vedete qui in mezzo. Quest'angolo di smusso, siccome stiamo facendo tutto parametrico, deve essere parametrizzato naturalmente rispetto a qualcosa che definisce la ruota dentata. Io vi consiglio di utilizzare il modulo, perché è in funzione del modulo che poi la dimensione del dente cambia. Quindi, in questo caso, io per esempio utilizzerò 0,2 per il modulo del mio ingranaggio. Il risultato sembra più o meno gradevole. Potete utilizzare il valore che volete, state attenti a non eccedere perché se andate troppo oltre, vedete, succede questo, succede che il raccordo supera, vedete, l'inizio dell'arco di evolvente, diciamo 0,2. La normativa prevede che questo raggio debba essere 0,38 volte il modulo, però diciamo che quando si lavora di macchina, non ci sono grossi vincoli geometrici su quello che è il profilo del dente, quindi si può procedere in tanti modi. Adesso che noi lo stiamo costruendo, l'arco dei volventi, abbiamo dei vincoli purtroppo imposti dalla geometria stessa, quindi però non ci sono grossi problemi. L'unica cosa che manca adesso è la chiusura, vedete qui, perché il nostro arco dei volventi, vedete, supera il diametro esterno e non è un caso. Il motivo per cui quest'arco supera il diametro esterno è perché io vi ho fatto costruire in modo parametrico l'arco per fare in modo che modificando questo numero, vedete, si possa aggiornare automaticamente la nostra geometria. Se io adesso inizio a scendere di molto, vedete come l'arco mi inizia a intersecare a malapena il diametro esterno. Vedete pure come il fondo di questo dentino diventa molto più pronunciato. Okay? Torniamo al valore precedente, abbiamo 36, se non erro. Quindi non cancellate quest'arco, altrimenti non potete far funzionare più i parametri. Dicevo, dobbiamo chiudere esternamente quindi questo dentino, limitandolo a questa circonferenza esterna che è quella di addendum. Perfetto, lo facciamo creando un nuovo arco. Andiamo dal centro e lo facciamo partire da qui fino a qui. Vedete? In modo tale che siamo sicuri
che quest'arco mi intersechi l'altro arco di evolvente. Ok? Ripeto, non fate nessun trim, nessuna, non lo so, in italiano si chiama ritaglio. Ok, non fate nessun ritaglio, non fate nessuna operazione di, insomma, di rifinitura. Adesso, come vi dicevo prima, abbiamo creato mezzo dente, quindi io voglio creare la parte speculare di questo dente. Ebbene, lo possiamo fare con lo strumento specchio. Selezioniamo quello che vogliamo specchiare. Quando vi capita questa situazione in cui è difficile selezionare tra arco e circonferenza, vedete perché sono sovrapposti, potete tenere premuto il tasto sinistro del mouse e vi appare, vedete, un elenco menu a tendina dove potete scegliere qual è l'entità geometrica alla quale vi state riferendo. Adesso lo faccio in questo modo. State attenti a selezionare tutto, mi raccomando, tranne naturalmente le linee di costruzione. La linea di specchio è questa qua. Ecco fatto. Il nostro primo dentino è quasi finito, manca ovviamente la parte di dentro. Quello che dobbiamo fare adesso è duplicare questo dentino lungo tutta la circonferenza. Naturalmente lo possiamo fare in modo molto banale, utilizzando la serie circolare, in inglese circular pattern. Selezioniamo tutte le curve e infatti adesso tendono al nostro dentino, diamo il centro ovviamente di questa nostra ruota dentata e diciamo che il numero di denti è proprio pari a z. Ok? Ecco poi la nostra ruota dentata. Adesso non ci resta altro che dare spessore. Lo facciamo naturalmente con uno strumento estrudi. Sappiamo che la spalla è pari a B, il parametro B, quindi diamo spessore pari a B, ed ecco a voi la nostra ruota dentata parametrica. Adesso potete divertirvi a modificare i parametri, questi tre parametri, per vedere come cambia la forma della nostra ruota dentata. Non dimenticate che se andiamo troppo oltre, se modifichiamo troppo i parametri, la costruzione va rivista, perché magari l'arco di evolvente non è sufficientemente lungo, oppure ci sono altri problemi di interferenza, insomma. Però se non vi scostate troppo da questi parametri, diciamo che potete ottenere sicuramente tutte le ruote dentate che volete. Bene, questa era la nostra ruota dentata parametrica. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, se non altro che vi abbia fatto divertire, perché comunque io trovo che sia simpatico e divertente, insomma, la costruzione di una ruota dentata. E come sempre, se vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un like. Grazie a tutti e buona giornata.